16 luglio 1983, festa della Madonna del Monte Carmelo, la Santa Montagna. Salite con me, figli prediletti, la Santa Montagna della vostra perfetta conformazione a Gesù Crocifisso. Quante volte mio figlio Gesù amava salire sopra i monti, sospinto da un ardente desiderio di solitudine e di silenzio, per vivere con più intensità la sua unione con il Padre. Da adolescente spesso cercava rifugio sulle colline che circondano Nazareth. Sul monte promulgò la legge evangelica delle Beatitudini. Sul monte Tabor visse l'estasi della sua trasfigurazione. In Gerusalemme, città sul monte, raccolse i suoi per l'ultima cena e passò le dolorose ore della sua interiore agonia. Sul monte Calvario consumò il suo sacrificio. Sul monte degli Ulivi avvenne il suo definitivo distacco dai suoi con la gloriosa ascensione al cielo. Oggi con me salite questa santa montagna che è Gesù Cristo, perché possiate entrare in una intimità di vita con Lui. In questi tempi della mia battaglia decisiva, ciascuno di voi è chiamato a combattere con la luce stessa di Cristo, perché dovete essere la sua stessa presenza nel mondo. Per questo salite il santo monte della sua sapienza, che viene svelata a voi, se siete piccoli, umili e poveri. La vostra mente verrà attratta dalla sua mente divina e penetrerete il segreto della verità rivelata nella Sacra Scrittura e sarete rapiti dalla bellezza del suo Vangelo. E agli uomini di oggi direte con coraggio la parola di Gesù, che sola illumina e può condurre alla pienezza della verità. Salite il santo monte del suo cuore per essere trasformati dal roveto ardente della sua divina carità. Allora il vostro cuore verrà dilatato e plasmato secondo il suo, e voi nel mondo sarete lo stesso palpito del cuore di Gesù, che cerca soprattutto i più lontani e tutti vuole avvolgere con la fiamma della sua infinita misericordia. Diventerete miti e umili di cuore, sarete veramente capaci di amare, verserete balsamo sulle piaghe profonde dei sofferenti e dei più bisognosi, darete il vostro aiuto sacerdotale soprattutto a coloro che si sono smarriti sulle strade del male e del peccato. Così, con il vostro amore, porterete un immenso numero di miei figli sulla strada della salvezza. Salite il santo monte della sua divina umanità, perché possiate divenire riflesso della sua perenne immolazione per voi. I suoi occhi nei vostri occhi, le sue mani nelle vostre mani, il suo cuore nel vostro cuore, le sue sofferenze nelle vostre sofferenze, le sue piaghe nelle vostre piaghe, la sua croce nella vostra croce. Così voi diventate forte presenza di Gesù, che per mezzo di voi ancora oggi può operare fortemente per condurre tutti alla salvezza. In questa salvezza sta il trionfo del mio cuore immacolato, in essa avviene la conclusione della battaglia cui vi ho chiamati e si realizza la mia annunciata vittoria. Perciò diventa ora più che mai urgente, figli prediletti, seguirmi come vostra celeste condottiera. Salite dunque con me la santa montagna, che è Cristo, per venire perfettamente a Lui assimilati, così che Egli possa rivivere in ciascuno di voi per condurre tutti alla salvezza.